Numero 12 del Presidente, progetto di bilancio dell'esercizio 2014 di Liguria Digitale, indirizzi per il rappresentante regionale all'Assemblea dei Soci del 29 luglio 2015. Poi, del Presidente e Assessore Gian Pedrone, deliberazione 39 in data numero 14, in data 30 aprile 2015 del Consiglio dell'Ente Parco di Montemarcello Magra concernente al rendiconto dell'anno 2014, determinazioni conseguenti. Numero 15, sempre del Presidente, presa d'atto relazione conclusiva delle verifiche contabili effettuate sui bilanci dell'esercizio 2013 delle fondazioni ASIPAC. Numero 16, Presidente Assessore Gian Pedrone, sempre deliberazione del Consiglio Ente Parco AIP Ligure concernente al rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, determinazioni conseguenti. Del Vicepresidente numero 17, progetto over to over, avvalimento di personale ASEL, impegno di spesa di 15.000 euro. Numero 18, Assessore Mai, legge regionale, legge scusate, 82, articolo 9 del 2006, determinazione del periodo ventenniale e del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni per la campagna 2015-2016 per la Regione Liguria. Assessore Rixi, numero 19, implementazione delle risorse finanziarie destinate al bando approvato con deliberazione 1701, relativa approvazione delle disposizioni attuative del titolo secondo della legge 3 del 2008. Numero 20, Assessore Staiola, Piano Nazionale Edilizia Abitativa, DCPM 16 luglio 2009, approvazione atto aggiuntivo all'accordo di programma del Piano di Edilizia Abitativa di 19 ottobre 2011, esaurimento a graduatoria, bando, piccoli comuni, IGR 1287 del 2012. Numero 21, dell'Assessore Staiola, Comune di Altare Savona, conferenza di servizi ex articolo 59 legge regionale 36-87 articolo 80 legge 11 del 2015 per approvazione sua di iniziativa privata per realizzazione complesso monastico religioso in Luiste in località Pellegrini in variante al piano regolatore generale piano territoriale. Numero 22, Assessori Scaiola e Gian Pedrone, parere ai sensi del combinato disposto articolo 22,7, articolo 79 della legge 36, su variante piano territoriale provinciale, denominata variante individuazione dei sistemi territoriali strategici della provincia di Genova, nonché parere motivato DAS. Poi le delibere fuori sacco. Allora, del Presidente, accettazione della donazione del blueprint per Genova da parte dell'architetto Renzo Piano e della Renzo Piano di Workshop alla Regione Liguria, al Comune di Genova e all'autorità portuale di Genova. E questa è una cosa coordinata con anche la giunta del Comune di Genova e l'autorità portuale che nei prossimi 10 giorni dovremmo accettare tutti questa donazione che è il famoso blueprint, poi ovviamente una volta accettato va anche fatto, però su questo devo dire le nostre competenze sono minori di quelle degli altri enti che ricevono la donazione, dato che il regolatore portuale e il regolatore della città sono del comune che dovranno procedere alle modifiche di piano regolatore conseguenti. Dopodiché i finanziamenti del CAP perché sono già stanziati dall'autorità portuale per certe poste e il resto andrà finanziato negli anni a venire. Poi del Presidente, atto di indirizzo per l'individuazione delle opere infrastrutturali prioritarie per il rilancio della Regione Liguria. È sostanzialmente l'aggiornamento dell'elenco delle opere che riteniamo strategiche che sono finanziate dal CIPE e dall'Unione Europea, sperabilmente, nel senso che poi come è noto quest'anno invece il personale che è rimasto escluso, il Ministro Del Rio, a cui lo consegneremo domani, ha chiesto una valutazione della nuova amministrazione circa quelle che erano le grandi opere, non ci sono dentro evidentemente le opere anche strategiche, ma di carattere esclusivamente regionale o addirittura interprovinciale. Sono solamente le opere
intese come strategiche dall'Unione Europea, e quindi sono i famosi corridoi, piuttosto che le grandi infrastrutture ferroviarie, aeroporti, porti, tutto quello che sì. A cui nell'atto di indirizzo abbiamo aggiunto, se possibile, un supporto di quanto le riteniamo strategiche rispetto all'Europa, e quindi da questo punto di vista anche per cercare altre fonti di finanziamento in modo che queste opere possano avere un loro costo. La prima fra tutte il terzo valico, ovviamente, poi abbiamo messo la Gronda, abbiamo messo il raddoppio ferroviario della linea Genova-Ventimiglia, la diga portuale di Genova, il nuovo terminal del porto di Genova, la stazione marittima integrata treno-nave-aereo-strada, la linea ferroviaria Pontremolese, per l'aeroporto di Genova abbiamo fatto un piccolo appendice a parte perché ci sembrava comunque, ancorché non un'opera strutturale, ma una situazione ovviamente da tenere in grande considerazione per tutti i collegamenti strategici tra Genova e il resto dell'Europa, e ovviamente una parte di come potrebbero essere eventualmente finanziate queste opere, su cui diamo anche qualche consiglio, eccetera. Quindi mi sembra un documento abbastanza importante che sostanzialmente ribadisce quelle che sono le priorità della nostra regione. Sono tre, mancando di una posizione autonoma, o sono finanziamenti del governo tramite CIPE, o sono finanziamenti dell'Europa, o alcune di queste opere potrebbero essere finanziate almeno parzialmente in project financing, del sistema della concessione dei privati, però trattandosi di un atto di indirizzo politico, ovviamente bisogna poi vedere la situazione di mercato e le coesistenze rispetto ai finanziamenti nazionali europei. Semplicemente, al di là che serve nello specifico in modo rapido per dare al governo un'idea di quante consideriamo, quali consideriamo le opere strategiche, e anche un segnale politico di attenzione alle infrastrutture che sono, come noto, il tallone d'Achille di questa regione. Del vicepresidente, prosecuzione dell'attività dei custodi sociali per i mesi di agosto e settembre 2015, impegno di spesa di euro 247.284. Cioè, due parole su questa delibera. Il presidente è andato in suo insediamento, ma ha provveduto con un decreto a garantire il servizio per i mesi di giugno e luglio. Fu un'emergenza, un servizio molto utile alla collettività, in particolare alle fasce deboli, agli anziani, particolarmente colpiti dall'eccezionale ondata di calore, ma è anche uno strumento per accompagnare gli anziani all'atto delle dimissioni dagli ospedali. Quindi con questo atto garantiamo il servizio anche per i mesi di agosto e settembre, e sono felice che hanno la possibilità di far proseguire questa iniziativa anche per i mesi a venire, perché è un supporto importante anche agli operatori del settore sanitario che hanno a che fare con gli anziani ospedalieri. Del vicepresidente, progetto over to over, coinvolgimento di ANCI Ligure nell'attività relativa alla conclusione del progetto, impegno di spesa di euro 15.000. Dell'assessore Rixi, Forza ESR, Ligure 2014-2020, obiettivo investimenti a favore della crescita dell'occupazione, azione 3.1, proroga termine, presentazione di domande di contributo a valere sul bando approvato con deliberazione 539 del 27 marzo 2015. Sì, in un'ottica di utilizzo delle risorse che abbiamo, di cercare comunque di mitigare tutti i problemi che hanno avuto in passato le imprese e che in qualche modo vincono la stessa distanza dei problemi di carattere ambientale, abbiamo deciso di prorogare i termini e per quanto riguarda i sistemi di autoprotezione in caso di calamità alluvionale, tutte le micro, le piccole e le medie imprese. Gli investimenti devono riguardare unità locali ubicate sul territorio della regione Liguria e devono essere completati entro 6 mesi. Praticamente si finanzia a fondo perduto per un massimale di 10 milioni di euro, prevede il bando, 50% dell'investimento ammissibile per chi non ha avuto
ancora eventi calamitosi, il 60% per chi già ha subito un'alluvione e l'80% a fondo perduto per chi ha subito due alluvioni. E l'investimento al momento abbiamo tenuto aperto il bando, quindi gli importi sono relativamente piccoli, un minimale di 5.000 euro, un massimale di 20.000. Comunque abbiamo deciso di fare questa misura perché da una parte ci consente appunto di utilizzare dei fondi che abbiamo e dall'altra perché comunque va nell'ottica che avevamo già iniziato con forse giunte di cercare di mitigare il più possibile il rischio calamità naturale in questa regione per le attività di traffico. Dell'assessore Berrino, determinazione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione del risultato del personale dirigente per l'anno 2014 e previsione per l'anno 2015. È un atto formale, è la determinazione del fondo per la dirigenza sulla base delle norme che prevedono l'incrementazione del fondo. Quest'anno non c'è un incremento ma c'è una riduzione di circa 80.000 euro dal fondo per una serie di pensionamenti che ci sono stati. Da quest'anno non dobbiamo più, perché questo è il fondo 2014, non dobbiamo più ridurre il fondo a seguito dei pensionamenti, però solo da quest'anno. Per il 2014 abbiamo ancora una riduzione. Questo è una delibera che è annuale ovviamente e serve, era urgente nel senso che per pagare il risultato ai dirigenti nel mese di agosto. È collegata a quello che abbiamo parlato prima. Poi dell'assessore Caiola. Comune di Borghetto Vara Spezia, intesa Stato-Regione, ex articolo 81,3 del DPR 616 del 1977, per approvazione del progetto definitivo relativa a demolizione e costruzione dei due ponti, corrente Pogliaschini. Sì, questa Presidente è la delibera con la quale noi approviamo la modifica al PRG che è necessaria per l'attuazione delle opere, che porterà quindi al progetto definitivo, alla demolizione, alla ricostruzione dei due punti esistenti sul torrente Pogliaschina al centro urbano di Borghetto Vara. E l'intervento appunto consente la ricostruzione di questi due ponti in condizioni di sicurezza, perché sapete bene che erano stati oggetto riguardanti anche la perdita di vite umane durante l'alluvione del 2011. E quindi con questo intervento che poi verrà realizzato dall'ANAS verranno abbattuti e poi ricostruiti nei sensi diversi. L'assessore Gian Pedrone, disposizioni per l'attuazione della legge regionale 1 del 2014 come modificata dalla legge regionale 12 del 2015, costituzione della segreteria tecnica del comitato d'ambito per il ciclo dei rifiuti. Poco da aggiungere, diamo l'avvio alla costituzione del comitato d'ambito che attualmente non era esistente, quindi ci dotiamo di questa struttura e quindi diamo atto di disposizione. Come dottoressa? E partiamo con questa nuova istituzione. Sempre dell'assessore Gian Pedrone, approvazione accordo tra la regione Emilia Romagna e la regione Liguria per il conferimento di rifiuti urbani, esiste l'articolo 182,3 del decreto legislativo 152 per il conferimento all'impianto di Boscaccio, Vado Ligure. Sì, allora noi sapete tutti che abbiamo avuto questa emergenza rifiuti e la regione Emilia Romagna ha ratificato ieri la delibera con la quale ci autorizza per 50 giorni a portare i nostri rifiuti che portavamo in Piemonte per 200 tonnellate al giorno nell'impianto di termovalorizzazione di Piacenza. Nel frattempo ci è stata data anche la possibilità di usufruire anche di questa discarica del Boscaccio in provincia di Savona, quindi a parità ovviamente di prezzo con cui noi andiamo a trasferire gli stessi rifiuti fuori regione, ci dotiamo anche di questo polmoncino che ci può essere utile ovviamente a chiamata qualora ce ne fosse la necessità. Per 50 giorni andiamo in Emilia, credo che ci basterà anche qualcosa meno,
Quindi da questo punto di vista credo che il lavoro che abbiamo svolto in questi giorni, che è stato anche un po' frutto dell'emergenza che il Piemonte purtroppo si è trovato ad affrontare per questa via non rinnovata, staglia non rinnovata rispetto all'impianto di termovalorizzazione piemontese, credo che sia risolto abbastanza bene. Quindi, la verità, sono felici, ce l'abbiamo fatta, mi arrivo. La verità è che da quando ha chiuso Scarpino questa regione è in emergenza e nessuno l'ha mai dichiarata. Quindi l'amministrazione precedente si è ben guardata dal dire che questa che di fatto non avevamo una via, come dire, se non con la buona volontà del Dipartimento di smaltire altrove. Quindi io credo che nei primi giorni di settembre un piano organico sullo smaltimento dei rifiuti che abbia un senso logico, che ne riduca i volumi, che aumenti la differenziata, imponendola anche a quei comuni che mi sembrano piuttosto recalcitranti, se i dati che abbiamo dato nella ultima giunta sono veri. Comunque non credo che sia tollerabile una regione collocata nel settentrione del nostro paese con una tipologia di paesi come quella Ligure, che tolto alcune grandi città, poi sono piccoli paesi dove il porta a porta è ampiamente praticabile, come si dimostra in tanti posti, abbia una raccolta differenziata media del 24%, addirittura realmente inferiore. E su questo serve veramente un lavoro nei mesi di settembre, ottobre, novembre abbastanza importante. L'assessore Giampellone, linee di indirizzo all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente a Palme. Sì, io credo che su Alpha bisognerà fare poi un ragionamento molto più profondo e approfondito. Dopodiché oggi la situazione è che Alpha è dotata di una struttura che ha un direttore generale e sostanzialmente un direttore scientifico. Manca in mezzo una figura di carattere amministrativo che possa avere anche rapporti e con la Giunta e col Dipartimento, e che abbia ovviamente un po' di filtro fra queste due figure, una apicale e quell'altra molto scientifica e quindi tecnica, che inevitabilmente poi si ripercuote in quelle che sono anche le attività di ARPA, che spesso vediamo sfuggono un po' di mano anche rispetto alla gestione della Giunta, anche forse altro come comunicazione preventiva alla Giunta di quello che ARPA, la Giunta, l'assessore al Dipartimento competente, di quello che ARPA sta facendo. Quindi individuiamo questa figura che ovviamente sarà scelta fra una figura interna alla regione, non è che andiamo a cercarlo in esterno, e credo che da questo punto di vista sia un primo passo di una profonda ristrutturazione che noi dovremmo fare, ma è un elemento per cercare quantomeno di interrompere quel difetto di comunicazione che spesso abbiamo avuto tra chi ovviamente deve gestire delle pratiche a livello tecnico e ARPAL, che deve fare invece la sua funzione, che chiaramente deve svolgere in piena autonomia il sistema ambientale, eccetera, ma che spesso si sovrappongono e magari con difetti di comunicazione uno va da una parte e quello va dall'altra. Quindi in questo senso il direttore amministrativo, spero, auspico, possa portare un po' più di linearità e omogeneità anche nei confronti dell'assessore, della giunta tutta, rispetto a questo ente. E poi una delibera dell'assessore Giampedrone, autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 del 2010 per l'assunzione del direttore dell'ente parco Monte Marcello Magra Vara. Questo è un argomento a cui tengo molto, sapete cosa ne penso del parco di Monte Marcello, penso sia tutti ovviamente ormai un argomento di dominio pubblico, ma è successo questo, che prima delle elezioni regionali c'era stata una bando al quale ovviamente hanno partecipato più figure, c'erano già stati dei rapporti fra il nostro dipartimento e il parco a fine di alcuni curricoli, di valutazione di alcuni curricoli se non corrispondevano prettamente a quelle che erano le caratteristiche che le figure dovevano avere. Si tratta di nominare il direttore del parco, quindi una figura tecnica del parco di Monte Marcello Magra. Tenete conto che sono 7 mesi, che questa, anche di più ormai, che questa struttura è carente rispetto a questa figura, che credo sia determinante. Poi discuteremo sulle funzionalità dei parchi o meno, ma oggi è determinante anche solo per dare un parere tecnico rispetto al parco, che è sovraordinato, no, alle materie urbanistiche dei comuni, eccetera. E
che cosa facciamo noi? Intanto diamo un termine entro il 30 di settembre di chiudere l'iter per la nomina del direttore. Diamo al Parco una serie di indicazioni tra cui proporre, nominare una commissione che proponga una terna, dalla quale terna deve emergere un'indicazione del Presidente del Parco alla Regione, che deve ovviamente ratificare e convalidare l'eventuale nomina, entro il 30 di settembre. Credo che sia un atto dovuto rispetto a quei comuni che hanno già tanti problemi col parco, ma che addirittura si trovano a non avere un interlocutore. Ora, averci problemi ci può stare e noi possiamo anche intervenire a livello normativo, anzi credo è auspico che lo faremo. Dopodiché credo che quantomeno nel funzionamento di quello che è oggi l'organigramma statutario del Parco di Monte Marcello, questa assenza sia una figura che si senta molto, e quindi da questo punto di vista credo che interveniamo nel più breve tempo possibile. E poi le delibere sono finite, ci sono gli argomenti, uno in sacco, il numero uno dell'assessore Rixi, proposta di partecipazione della Regione Liguria al primo bando Interreg Euro 2014-2020. Sì, noi abbiamo deciso di proporre quattro progetti per il bando al fine di attrarre nuove risorse sul territorio. In alcuni siamo capofila, in particolare per quello che riguarda innovazione, energia, settore ricerca sulle tecnologie legate anche alla security e all'innovazione, quindi anche tipo il problema del mitigamento dei rischi, anche di carattere ambientali, in cui noi dovremo essere capofila e abbiamo partner che vanno, sul distretto tecnologico sul sito in Italia, Castiglia e León in Spagna, Portogallo, Francia, Lettonia, Francia e Malta. Poi abbiamo un progetto invece dopo il capofila è Regione Piemonte, riguarda il finanziamento dei prodotti e dei programmi comunitari, che prevede la nostra regione come ruolo di partner. Sono tutti progetti che riguardano 4 anni, gli impegni sono assolutamente irrisori, nel senso partecipare a un progetto ci dipende da 100-400.000 euro. Ne abbiamo uno sul florovivaistico agricoltura, dove ci vede di nuovo come capofila, e l'ultimo invece riguarda il settore dei trasporti e sostanzialmente il discorso della mobilità sostenibile, e quindi qui ci mettiamo di nuovo come ruolo di partner, però è un tentativo anche per iniziare a attivare una serie di progettazioni a livello europeo e cercare in qualche modo di poter attivare quei nuovi risorse sul territorio. Utile e doveroso. E poi sempre l'argomento dell'assessore Cavo, proposte di adesione all'avvio sperimentale del sistema duale, ex articolo 41, comma 3 del decreto legislativo 81 del 2015. Sì, la proposta è quella di aderire a questo sistema universale avviata dal governo per quanto riguarda una sorta di sistema duale, che non sarà una riproduzione identica del modello tedesco, ma sicuramente un'incentivazione dell'apprendistato per i ragazzi che frequentano scuole professionali o corsi di formazione professionale, diciamo dai 14 anni in su. Un progetto ovviamente mirato a evitare la dispersione di altissima Liguria e a incrementare ovviamente la possibilità occupazionale. Il governo ha stanziato 87 milioni di euro per questo progetto, perché ovviamente ha l'incentivo per l'apprendistato nelle aziende. Alcune regioni hanno già aderito, tra queste la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Toscana, il Trentino e il Veneto, e francamente io ritengo che sia opportuno inserirsi in questo progetto, che deve ancora essere definito nella ripartizione dei fondi, però essere al tavolo della conferenza Stato-Regione, inclusi in questa progettazione e sperimentazione, credo che sia importante, perché può essere un elemento in più, probabilmente ancora da tarare, però ritengo che sia importante. E l'argomento invece dell'assessore Gianpedrone, programma di cooperazione Italia-Francia marittimo 2014-2020, candidatura Regione Liguria per la presentazione capofilato di un progetto strategico finalizzato alla prevenzione e gestione congiunta dei rischi derivanti dall'erosione costiera. Sì, costiera. Costiera, è un progetto che ha
come obiettivo quello di promuovere la competitività delle imprese e valorizzare le risorse naturali e culturali anche attraverso la gestione del rischio idrogeologico. In particolare si parla di un progetto che riguarda Corsica, Sardegna e Liguria e Costa Azzurra, che può avere ovviamente come capofila la Liguria a fronte di alcune progetti strategici che possono essere finanziati sulla prevenzione dell'erosione costiera. In particolare è un progetto importante perché due comuni della provincia della Spezia sono stati due comuni che hanno partecipato al progetto pilota, a cui poi sono il comune di Amelia e il comune di Porto Venere. Quindi non so se riusciranno ad avere comunque accesso al finanziamento come progetto pilota, ma credo che dal punto di vista costiero sia anche giusto dare un segnale che la prevenzione del rischio idrogeologico, e ovviamente tutti ne parliamo dal punto di vista invece dei fiumi, dei torrenti e quant'altro, però abbiamo anche una costa da tutelare e preservare. Il fatto che la Liguria si candidi a essere capofila di questo progetto transfrontaliero marittimo credo che possa essere un bel segnale. Io non ho altro come anch'io. Altre considerazioni generali? Io ho solo da dire che nella giornata odierna abbiamo anche andato in conferenza per i giornalisti porti una nota che ci ha richiesto su alcune osservazioni. E in realtà cose che ci siamo detti in questi giorni sulla governance della riforma, il fatto che può essere un'opportunità, però ci sono alcuni paletti, e soprattutto sul fatto che in questo momento la visione del governo non è così innovativa da consentire questa qualità che aree avanzate come l'arco dell'altro Adriatico o del Mar Ligure avrebbero bisogno. Quindi questo si sposa anche col discorso che diceva prima Gian Pedrone di tutta una serie di infrastrutture che abbiamo necessità per far rendere le nostre strutture portuali il massimo dei risultati. Quindi, e l'altro elemento che ci crea un po' qualche perplessità è che la riforma del Rio in parte è stata disegnata per la missione stessa come architrave di politica, della politica di coesione della crescita del Mezzogiorno. Ora l'80% del manifatturiero si trova dalla Toscana in su, quindi pensando che la funzionalità comunque delle attività portuali è funzionale rispetto alle attività industriali manifatturiere, non riusciamo a capire come si possa fare delle politiche sociali con la riforma portuale. Insomma, la riforma portuale non è fatta per fare delle politiche sociali. Queste sono un po' le osservazioni, e poi per il resto insomma, penso che insomma, adesso questo è un provvedimento che poi dovrà avere ricaduto degli altri provvedimenti per cambiare le governance, eccetera. Questo penso che affronteremo poi in altre sedi. Ci saranno le commissioni parlamentari, spero che potrebbero anche predisporre una serie di audizioni delle regioni maggiormente interessate. Me lo auguro. Ove il Parlamento lo ritenga opportuno. Io credo che ci vedremo ancora parecchie volte quest'estate, quindi è lunga. La cosa che, siccome credo che ognuno di voi, avendo a che fare con il proprio assessorato, si sia reso conto della farraginosità di impianto generale, e siccome resta per le mie obiettivi strategici che in autunno si possa presentare, stiamo facendo un ottimo lavoro a mio modo di vedere, però se riuscissimo, come dire, a produrre in autunno un provvedimento molto importante, la cui differenza quantitativa possa fare anche la differenza qualitativa, cioè un vero shock per questa regione dal punto di vista della delegiferazione, della deregolamentazione, cioè tutti i temi su cui non c'è investimento di spesa, ma che sono invece un risparmio per le imprese, per i cittadini, per le cose, soprattutto l'assessorato di Edoardo, l'assessorato di Marco, l'assessorato di Cedrone, ma anche per parte quello della Cavo, su tutto il tema della formazione, quello di Mai, certamente tutto il tema che riguarda Gianni sul trasporto. Io quello che vorrei produrre è un provvedimento shock che riuscisse a rinfondere nelle imprese quell'idea che si può venire in Liguria senza particolari guai, senza un accanimento, che si può costruire, che si può fare nei limiti della legge, ovviamente, e nel buon senso soprattutto.
però la triplicazione di autorizzazioni che sono legate anche ai parchi come ente che ingessa anziché valorizzare un territorio, i doppi certificati di paesaggistici a seconda delle stagioni, tutto quello che si riesce a creare in senso di semplificazione, io credo che noi dovremmo produrlo in un grande provvedimento che riguardi tutti gli assessorati, che sia veramente almeno il tentativo di dare, come dire, una boccata di ossigeno forte alla ripresa dei lavori autunnali. Siccome abbiamo, credo, base di mesi di tempo per ragionarci, ognuno con le proprie strutture, poi per mettere insieme un provvedimento coerente. Insomma, in questi giorni che siamo qua, e credo che in agosto un pochino necessariamente il flusso di lavoro che ci ha travolto si rallenterà, potremmo cercare di usare al meglio queste settimane per elaborare questo quadro. Viva gli albergatori. Bene. Viva gli albergatori. Signori, ciao. Ah, ok. Grazie.